Per chi proprio in questo momento si fosse posto all'ascolto in visione, il punteggio è di 2 a 1 per il Rende. A conclusione di un primo tempo, dove soprattutto per la prima mezz'ora ha giocato benissimo la formazione di Calabrese, di Trocini. E palla messa in fallo laterale dal Rende. Si sono accese le luci qui al Carrano di Castellabate. Intanto è stata convocata la commissione di vigilanza per lo stadio Landolfi. Ah, pardon, Guariglia. Scatta il contropiede della formazione del Rende. Quindi molto probabilmente la prossima si giocherà al Guariglia. Calcio d'angolo per il Rende. Palla in aria, colpo di testa di Papa, l'autore del secondo gol. Disimpegno perfezionato da Melis. Gagliardo sul numero 11 che recupera, poi Gallo, Gallo, va Gallo. Sbaglia l'appoggio Gallo, puntoriere non riesce ad agguantare il pallone. E scatta dall'altra parte il contropiede, esce Polverino. Le formazioni, l'Agropoli, non hanno subito variazioni. Polverino, Gagliardo e Adiletta, Melis, Chiariello e Cardinale, Scalzone, Gallo, Puntoriere, Darnian e Capozzoli. Anzi, il 7 è Capozzoli e l'11 è Scalzone. In panchina ci sono Novelli, Munard, Bernardini, Palumbo, Scarpato, Davella, dell'Arciprete, De Simone e Siano. Però Munard e Siano non stanno bene. Con Mister Santosus, il Rende con De Brasi, Ruffo e Marchio, Piromallo, Musca e Carrieri, Papa, Fiore, Bosciaro, Azzinnaro e Fabolo. In panchina Mirabelli, Scarnato, Benincasa, Bruno, La Gioia, Mallamaci, Actis, Ferraco, Crocitti, allenatore Trocino. Dirige il confronto il pessimo Fusco di Brindisi. Primo tempo da dimenticare, coadiuvato da Capolupo e Contino di Matera, entrambi. Troppo lungo il pallone di puntoriere. Chiariello di testa, poi Cardinale. Questi è Fablo, superati i due giocatori della Groppa. Cross di Fablo, buono. Tiro di Papa ad incrociare, bravissimo, a palla fuori però. Nulla di fatto, punteggio invariato, il Rende in vantaggio sul neutro di Castellabate sull'Agropoli. Scalzone c'è fallo, l'arbitro non lo vede, poi Puntoriere cerca di andare via, entra in aria Puntoriere, si fa sottrarre la palla, poi c'è calcio d'angolo. Però Puntoriere incisivo. Cross lungo però, bellissima la rovesciata di Chiariello, la palla troppo alta però, ma questo è un giocatore davvero molto bravo.
La alzano in due, l'arbitro questa volta fa bene a non fischiare. Capozzoli. A Diletta in avanti, su puntoriere la tocca Fiore. Papa. La recupera Capozzoli, ma commettendo fallo però. Palla scodellata al limite, colpo di testa del solito Chiariello, la palla raccolta dai giocatori ospiti. Adiletta rilancia, boom, dall'altro la vista versante, incredibile. Poi Gallo questa volta perde la palla, è una delle pochissime volte. Papa entra in aria. Mosciaro non riesce ad intervenire. Capozzoli, lungo lancio. Marchio. Fiore. Papa cerca di entrare in aria, buon momento ancora per la formazione ospite, si immola il numero 3 a Diletta. E poi il pallone in fallo laterale, sta per entrare Davella. Palla tenuta in campo con un colpo di tacco, però è buongiorno, buon gioco. Papa entra in area, rigore, non va, no, questa volta ha dato rigore l'arbitro. Ha dato rigore l'arbitro. Ha dato rigore ed ammonito il giocatore dell'Agropoli. Cioè si sorvola su un fallo come quello di Capozzoli e si dà un rigore del genere. Mosciaro sulla palla. Possibilità di rimpinguare il vantaggio da parte degli ospiti. Con questo arbitro l'Agropoli ci può mettere la croce su questa partita. Rete, ha segnato Mosciaro. All'ottavo minuto del secondo tempo, il doppio vantaggio ancora del Rende, 3-1. Al di là dei meriti o meno del Rende, questa condotta di gara arbitrale è davvero scandalosa. Da quattro domeniche consecutive l'Agropoli, da quattro partite consecutive, hanno da rigore contro. Ottima la giocata di Gagliardo, ma la dà male però su Scalzone, e batti e ribatti. Ammonito pure Chiariello. Rosso addirittura.
L'abbiamo detto. È incredibile, con questo arbitro l'Acropoli ci può fare la croce oggi. Partita praticamente chiusa. La condotta di gara dell'arbitro, come abbiamo detto durante il corso della partita stessa, è davvero irritante e io credo che la senti la mala fede. È un arbitro di Brindisi e come al solito pugliese e calabrese si accaniscono contro l'Acropoli. Scalzone. Viene da una città come Brindisi. Brindisi è stato radiato per gli imbrogli che si fanno e mandano un arbitro di Brindisi. È una vergogna che si può assistere su questi campi di calcio, è finito. È una vergogna che sui campi di calcio si possano assistere a questi scempi. È uno scempio quello che sta combinando l'arbitro oggi, uno scempio. Darnian. Fanno di tutto i giocatori della squadra ospite. Vediamo adesso. Rosso, altri due rossi. Capozzoli, è incredibile. Qui si la senta davvero l'incredibile, la FIGC, l'AIA settore arbitrale deve intervenire su questo direttore di gara che ancora provoca i giocatori dell'Acropoli. Due espulsi per l'Acropoli, uno per il Rennes, una partita calmissima fra l'altro. Adesso ha spostato Mellis difensore centrale Santos Rosso, ma la partita è compromessa decisamente. Vabbè, questo è un arbitro fuori gioco di Mosciaro, ma è evidente, è chiaro che l'arbitro ha problemi di natura psicologica. Sette l'ora.
Chiarillo. Sulla palla c'è Scalzone. A commentare una partita del genere, amici telespettatori, è davvero molto difficile. Palla finisce alta, dicevamo, ma non tanto perché per il risultato maturato, ma per quanto sta combinando il direttore di gara, davvero qualcosa di scandaloso. Mosher, pallonetto di Mosher dal centrocampo, la palla finisce fuori. Sicuramente la prestazione dell'Agropoli non è stata una grande prestazione, ma che l'arbitro oggi abbia fatto, qui c'è un pallonetto che ha visto questa volta. La prestazione dell'arbitro è da dimenticare. Fuori gioco, fuori gioco. Brindisi è una città cancellata dal calcio. Per le compravendite delle partite. Come fa ad arbitrare un arbitro di Brindisi a questi livelli? Adesso parla con Santo Susso. Delinquenti autorizzati sono questi dell'AIA settore arbitrale. Sono dei chi fa queste cose? Questa è una partita, c'è un fallo di mano netto che non ha visto. Questa è una partita che va sottoposta all'ufficio indagine. Questa è una partita che l'Agropoli deve mandare all'ufficio indagine. C'è qualcosa di anomalo in questa partita. C'è qualcosa di anomalo in questa partita. Io credo che il filmato di questa gara debba andare attraverso anche i carabinieri e la magistratura. Anche in questa circostanza probabilmente c'era un fallo, ma ormai il calcio in questa gara non ce n'è più di calcio, perché ripetiamo, al di là del risultato che potrebbe essere anche meritato da parte del Rende, attenzione, per come ha giocato, per l'Agropoli in giornata no, ma quello che stiamo vedendo è pazzesco. Posizione regolare di Mosciaro. Di calcio non c'è più nulla in questa gara. Filmato di questa gara deve essere sottoposto a ufficio indagine. Potrebbe centrarsi il calcio scommesse, perché un arbitraggio del genere è inconcepibile. L'arbitraggio del signor Stefano Fusco di Brindisi, ricordate questo nome? Una città cancellata dal calcio per il calcio scommesse. Le immagini della gara vanno sottoposte all'ufficio indagini attraverso la magistratura ordinaria.
perde palla Darmian, Mosciaro, l'Agropoli ormai non c'è più in campo, Darmian poi recupera su Fiore, squadre dimezzate da provvedimenti capestro. Colpo di testa di Puntoriere, recupera limite Piromallo, Fiore, il cross buono di Fiore, il colpo di testa di Mosciaro, la palla fuori però. Sostituzione nelle file del Rend. Puntoriere, arretrato nel cerchio del centrocampo. Scalzone, Puntoriere, riceve Darmian da quest'altro lato, solito dribbling, perde palla come sempre, e beh, quando entra Munard questo Darmian deve un po' accomodarsi in panchina. Esce Fiore, fratello del più famoso Fiore che ha giocato con Lazio e Parma e in nazionale. Il rende ha nelle mani la vittoria, 3-1, il vantaggio della formazione cosentina. Esce Polverino con i piedi, è bravo con i piedi Polverino. Incolpevole sui gol di oggi, lunghissimo il lancio su Scalzone, anticipato Gallo di testa, poi un colpo, ancora Gallo dopo la ribattuta di Marchio. Darmian difficilmente supera l'uomo, infatti vediamo ammessa questa volta, c'è il colpo di testa. Gallo, prossima gara dell'Agropoli sul campo del Gragnano, se recupera Munard, è importantissimo. Melis. Cardinale su Scalzone, uno dei pochi che si è salvato dal grigiore generale dell'Agropoli di oggi. Cross di Scalzone, molto buono, c'è il colpo di testa del numero 6, Carrieri, molto buono dobbiamo dire. Poi Melis, che appoggia a Cardinale. Il lancio, ribattuto ancora da Carrieri. Questo è il numero 20, Crucitti, che è un giocatore molto valido, molto bravo. Crucitti, lo scambio con numero 11 Fablo. Da Melis, Cardinale, Melis ancora. Gallo. Questa volta Gallo calibra male il passaggio. Gallo, ancora lui, l'arbitro naturalmente non fischia, c'era fallo,
È proprio assente dalla partita l'arbitro, è assente. Sembra che non è un fatto suo questa gara. Tra l'altro anche fisicamente sembra sgraziato. Lungo lancio verso Darnian. Fablo. Non c'è fuorigioco, scatta molto bene Azzinnaro. Agropoli non deve prendere il quarto gol, sennò perde anche la faccia. La respinta del portiere. Disimpegno perfezionato da Melis e da Adiletta. Gallo, Scalzone, tiene palla. Indugia nel possesso di palla, c'era Darnian libero, ma i compagni ormai non si vedono più di Darnian. Questo è un fallaccio, vediamo adesso che fa l'arbitro. Giallo. Cioè l'arbitro non fischiava forse da un quarto d'ora, come se in campo non ci fosse più. Gallo, palla dentro lunga, troppo lunga però. C'è il fallo sul portiere di Cardinale. Marchio, da tempo ormai abbiamo detto che il calcio in questa partita c'entra ben poco. Piromallo, abbiamo dei seri sospetti sulla serietà di questo arbitro. Mosciaro, ripetiamo, abbiamo seri sospetti sulla credibilità dell'arbitro Fusco di Brindisi. Puntoriere. Crediamo che questa partita debba essere vagliata dalla Procura federale. Altra sostituzione per il Rende. Dai regali dell'arbitro c'entra poco, a Cavaldonato non si guarda in bocca, il Rende. Fra l'altro due assistenti che sembrano due schizzati. Ma come si possono mandare sui campi di calcio queste persone? Ci sono società che spendono fior di quattrini. Entra anche dell'arciprete. E finalmente Santosusso si decide a mettere fuori Darnian, un fallimento totale questo calciatore, un fallimento questo Darnian totalmente, ha avuto la possibilità in due partite. Il Rende è in vantaggio per 3-1 sull'Agropoli. Siamo al 29esimo minuto. Sbagliato il lancio di puntoriere. Gallo. Beh, l'arbitro non fischia. Chissà se ha dato a noi il vantaggio, ci crediamo proprio, è troppo scarso per dare un vantaggio all'arbitro. Scalzone, area di rigore. Fuori gioco, fuori gioco.
schizofrenia pura. Crucitti, pallonetto, parata del portiere. È incredibile come una gara di calcio possa essere trasformata in un dubbio. In un dubbio simile, da rasentare davvero l'illecito. C'è fallo forse di Scalzone, l'arbitro non lo vede. Poi va il tiro Scalzone, parata del portiere. Il numero 10 anni, vista la complicità dell'arbitro, naturalmente. Cioè, adesso ci spieghiamo come mai, ci chiediamo come mai non ha ammonito Capozzoli e non questa simulazione. Sono segnali di malafede, di poca credibilità dell'arbitro. Batti e ribatti. Altro giallo. Giallo a Scalzone. Dubbi di credibilità. Questa è una partita da ufficio inchiesta, non ci stanchiamo di dirlo. L'atteggiamento dell'arbitro è sospetto. L'atteggiamento dell'arbitro è sospetto e l'arbitro viene da Brindisi, una città cancellata per il calcio scommesso. Gara da presunto illecito. Sono troppe le incongruenze che stiamo notando. Ci sono delle anomalie. Ci sono delle anomalie che notiamo in questa partita. Ci sono delle anomalie, va valutata la posizione del direttore di gara. Adesso, ci sono delle anomalie chiarissime. Adesso il pubblico applaudi ironicamente. Ci sono delle anomalie chiarissime, evidenti. È troppo evidente, questa è una partita da illecito sportivo. Signor Stefano Fusco di Brindisi. Abbiamo detto subito sul calcio di rigore concesso al Rende, inventato fra l'altro. Scalzone, palla per Adiletta, colpo di testa, c'è stato addirittura il giocatore, vediamo se va dall'assistente l'arbitro. E adesso Crucitti con Melis. Ma che te
È incredibile quando si sta verificando questa partita. Ci sono delle anomalie chiare, amici telespettatori? Vergognatevi! Ci stanno rubando una partita, sta maniera, è sicuro inutile a me. L'arbitro deve prendere in esame, l'ufficio indagini deve prendere in esame questa partita. Scalzone è proprio pieno di sangue, l'arbitro non interviene. Adesso mette fuori l'allenatore, l'arbitro. Anche in maniera confidenziale, si noti la confidenza tra l'arbitro e l'allenatore Loro. Si noti la confidenza tra l'arbitro e l'allenatore Loro. Partita davvero da esaminare. Partita che va posta sotto la lente di ingrandimento dell'ufficio indagine. Partita che va posta sotto la lente di ingrandimento della Procura Federale. La gara va sottoposta all'esame della Procura Federale. Fuori gioco forse del puntoriere, troppo in profondità, il gioco comunque è ripreso. Non lo fa entrare, non fa entrare Scalzone, è incredibile. Ancora non fa entrare Scalzone, questa partita va vagliata dalla Procura Federale, lo stiamo dicendo da più di un'ora. Davella. Poi recupera puntoriere, poi la palla viene messa in fallo laterale. Il giocatore ancora, adesso viene fatto entrare forse Scalzone. Puntoriere si trascina il pallone fuori. Nulla di fatto, 3-1 per il Rende, si ci avvicina alla fine di questa partita, che partita a nostro avviso non è stata. È stata un biscotto molto chiaro, molto evidente. L'arbitro va fermato perché intanto è di Brindisi una città cancellata per il calcio scommesse. In secondo luogo il video di questa partita va sottoposto alla Procura Federale, all'ufficio indagine. Ci sono troppe anomalie, troppe cose che non tornano. Anticipato Scalzone, servito da Gallo, stanco Gallo, ha corso in lungo e largo. Davella, anticipato puntoriere, questi è Melis, Gallo, a scavalcare un po' la tre quarti, ma il portiere esce. Poco più di 5 minuti alla fine della partita, il Rende è saldamente in vantaggio 3-1, ma ripetiamo, abbiamo seri dubbi sulla lecità di questa partita. Crucitti, area di rigore. Adesso, rigore! Ha dato un altro rigore!
È incredibile, è incredibile, è incredibile. Una simulazione chiarissima ha dato un altro rigore. Rosso per Melis. Rosso per Melis, è incredibile. È troppo chiara, troppo evidente. È troppo chiara, troppo evidente. Questa è incredibile. È una vergogna, che fai? Che cazzo? Andate in faccia su scena. Quello che abbiamo visto oggi dal primo minuto di gioco all'ultimo è davvero scandaloso. È incredibile. È chiaro, abbiamo detto subito che l'Agropoli doveva mettere una pietra sopra questa partita. L'Agropoli ridotto in 8, 2 rigori contro, è incredibile. La palla è in rete, 4-1, ma è incredibile. Direttore Magna fa fatica anche a mantenere i suoi giocatori sulla panchina dopo quanto è successo. Quello che si è verificato è davvero scandaloso, amici telespettatori, ma d'altra parte in diretta abbiamo vissuto le fasi di questa partita. È incredibile. C'è poco da dire ormai in questa partita, davvero. I giocatori dell'Agropoli sono stati addirittura c'è un fuorigioco ora. Sono stati intimoriti, intimiditi dall'arbitro. Adesso l'assistente alza il fuorigioco e l'arbitro non lo dà. È incredibile quello che ogni minuto ne fa una, ogni minuto ne fa una. Non c'è naturalmente la regolarità su questa partita, questa è una partita irregolare, è evidente. La traversa della formazione ospite. Presidente Cerruti, io mi rendo conto che abbiamo il presidente dell'Agropoli vicino a noi, mi rendo conto, non c'è stata parte, questo non è calcio. Vabbè, è una giornata di spettacolo, prendiamolo così. È uno spettacolo, però questo ci dispiace tantissimo perché veramente si fanno tanti sacrifici e non è bello vedere sul campo queste cose. Un arbitraggio naturalmente che è deprimente e mi dispiace tanto, però noi rispettiamo le regole che dobbiamo fare. L'unica cosa che almeno ci possiamo recriminare, perché non penso che possiamo meritare tutte queste soprusi di atteggiamento da parte dell'arbitro. Penso oggi abbiamo raggiunto il clou, dopo che io già la volta scorsa ho detto che avevamo subito per il quarto rigore, sempre al 90esimo, oggi invece l'abbiamo fatto prima, ma oltre che il rigore è stato un arbitraggio irritante, mi dispiace tanto, però dobbiamo stare tranquilli, calmi, la partita ormai è andata, spero che non ci sarà con 3 espulsi, non so come andremo a giocare domenica a Gragnano, dobbiamo pensare al futuro. Ecco Presidente, possiamo anche dare la camera sul Presidente perché non c'è, ormai non c'è. Non c'è partita, è inutile far vedere questa partita. Presidente, io ho spesso detto durante il corso della telecronaca che questa, mi sono assunto le responsabilità, è una partita irregolare, anomala, perché ci sono state troppe situazioni evidenti,
può essere posta al vaglio della Procura federale, della Procura d'indagine, questa partita? Perché non lo so, noi siamo stanchi, a dire la verità, già la quarta partita, ripeto, mai come quest'anno, non so che cosa sia successo, non penso che gli arbitraggi siano così scarsi. Certamente a quel punto a pensare male molte volte si indovina, e può darsi anche che naturalmente quello che è successo oggi veramente abbiamo visto dell'incredibile. Sicuramente ci faremo sentire presso anche la Lega, vediamo un pochettino come possiamo agire. Già ci aspettavano il filmato, a dire la verità, perché già ho ricriminato la volta scorsa e voleva aspettare il filmato. Adesso aggiungiamo anche questa partita, così vediamo. Questa partita però va mandata integralmente in Procura federale. Sì, lo so, ma questo però non deve essere per noi degli attenuanti. Per l'Agropoli deve pensare a giocare. Adesso dobbiamo pensare di rispettare naturalmente il campionato, i tifosi, e mi dispiace, oggi è una brutta storia, abbiamo scritto una brutta pagina di questo anno. Speriamo naturalmente che finisce in fretta la partita e si gira capitolo. Grazie al presidente Cerruti, che ringraziamo sempre costantemente per la sua disponibilità, e stiamo aspettando ormai il triplice fischio di questo pseudo arbitro, perché dire arbitro ad un arbitro è una cosa, dire arbitro a questo signore è un'altra cosa, perché secondo noi, lo ripetiamo, c'è qualcosa di anomalo in questa partita. Ci sono delle anomalie chiare, chiunque può vedere dal filmato cosa si è verificato, cosa è successo, cioè non c'è la regolarità della partita. Questo non vuol dire che il Rende non ha meritato di vincere, attenzione, il Rende ha anche meritato di vincere la partita, ha giocato meglio dell'Agropoli, ma quello che si è verificato è molto grave, va dunque vagliato, va posto sotto la lente di ingrandimento della Procura federale. Questo arbitro viene da una città esclusa per il calcio scommesse, dove facevano imbrogli ogni partita. Questa partita ci è sembrata un imbroglio, onestamente, non ci è sembrata una partita regolare. Per noi è da Procura federale. Questa partita per noi è un imbroglio chiaro, c'è qualcosa di anomalo in questa partita, qualche giocata magari, perché questo arbitro non può comportarsi in questo modo. Un arbitraggio del genere non può essere accettato. Questa è una partita che va sottoposta alla Procura federale, questa è una partita che va sottoposta all'ufficio inchieste, all'ufficio indagine, questa è una partita che va acquisita. Qui adesso c'era un calcio di rigore che non ha dato. Questa partita va acquisita dalla magistratura ordinaria, perché quanto è stato fatto è molto grave. Questa è una partita che va al vaglio, deve andare al vaglio della Procura federale. È una partita anomala. Questa è una partita anomala. Lo ripeteremo fino alla morte. È una partita dubbia. Non è possibile che ci sia un arbitraggio del genere. Questa è una partita dubbia, perché si sono viste delle cose molto gravi. Speriamo che fischi presto questa partita. È una partita che probabilmente deve essere vagliata dai vertici della Procura federale. La magistratura ordinaria deve intervenire su questa partita, perché è incredibile quello che si è verificato. È molto grave, è scandaloso. Al di là della vittoria anche meritata della formazione del Rende, è una partita che va vagliata alla Procura federale, all'ufficio inchieste, all'ufficio indagini, alla magistratura, che un arbitro del genere non può fare quello che sta facendo. È un fatto di una gravità enorme. Tanti anni non abbiamo mai visto una cosa del genere su un campo di calcio. È gravissimo quello che ha fatto questo arbitro. Basta domandare a chiunque può capisce di calcio e si rende conto che quello che ha fatto è di una gravità enorme. È una gara anomala, attenzione, è una gara che va sottoposta al vaglio della Procura federale, è una gara anomala. Forse qualche giocata maggiore dell'arbitro, viene da Brindisi, che è una città cancellata dal calcio scommesse. È una cosa incredibile, perché una partita del genere non si può accettare. Ha fischiato finalmente, spero che questa partita venga posta al vaglio dell'organo federale,
della Procura federale, dell'ufficio indagine. Quello che si è verificato è di una gravità enorme. Anche i giocatori del Rende non si rendono conto di quello che si è fatto, di quello che si è visto. È un fatto gravissimo, è un fatto di una gravità enorme. Rischiano di perdere la testa i giocatori dell'Agropoli. Espulso un altro giocatore. Cardinale anche espulso. Anche Cardinale espulso. Adesso vanno in campo i giocatori dell'Agropoli. C'è anche Capozzoli che si fa mantenere. È gravissimo, amici telespettatori, quello che si sta verificando. È gravissimo. I carabinieri sono costretti ad intervenire in campo. Quello che ha fatto l'arbitro è una cosa, non si è mai vista una cosa del genere. Non si è mai vista una cosa del genere su un campo di calcio, almeno in Serie D. Sono queste le immagini che vi giungono da Castellabate. Una gara che speriamo venga sottoposta, lo diciamo, dal primo tempo alla Procura federale, agli organi competenti. Probabilmente l'arbitro, lo ricordiamo, viene da Brindisi, città cancellata dal calcio scommesse. Viene da Brindisi l'arbitro, una città cancellata per gli imbrogli nelle partite di calcio. Non si può mandare un arbitro di Brindisi cancellata dalla calcio scommesse, la città di Brindisi. È gravissimo, quello che abbiamo visto oggi è gravissimo. E il Rende ha anche meritato di vincere la partita. Non è una questione di Rende. È gravissimo quello che abbiamo visto sul campo di calcio di Agropoli. La Procura federale, l'ufficio inchieste, deve intervenire su questo arbitraggio. Vogliamo vederci chiaro. La magistratura ordinaria deve intervenire su questo arbitraggio. È la magistratura ordinaria che deve intervenire. Perché qui c'è un imbroglio evidente. C'è un imbroglio evidente. A risentirci per le prossime partite dell'Agropoli.